Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, è stato un weekend molto importante per le battaglie civiche contro la cementificazione e le grandi opere inutili. Ricordo nell'ordine due manifestazioni, quella contro la cementificazione nel parco dell'ex Paolo Pini, un argomento su cui chiedo un parere da parte della maggioranza. È un progetto che va bloccato, la cittadinanza e il quartiere non lo vuole. E dall'altra parte, quello di cui voglio parlare oggi, sono le vie d'acqua. Anche su questo argomento si è sceso in piazza, si è fatta una pedalata critica lungo questo percorso di questa opera. Io inizio a parlarvene citando un articolo delle dichiarazioni del sindaco Pisapia. Questo articolo del Giorno di Milano si intitola «Pisapia gela gli ambientalisti, vie d'acqua avanti tutta». Ne cito un breve pezzo. «Le vie d'acqua sono un elemento importante, andremo avanti», lo ha detto il sindaco Giuliano Pisapia, a margine della firma della carta Spreca Zero, interpellato riguardo alle obiezioni della consulta per il referendum di Italia Nostra, Lega Ambiente e i comitati per la tutela dei navigli sul progetto per le vie d'acqua. Purtroppo, ha detto Pisapia, qualsiasi cosa si faccia, ci sono sempre quelli che remano contro. Bisogna avere il coraggio di affrontare le sfide. La darsena da 20 anni non è a disposizione della città e dei turisti. Invece, ora, sarà restituita la città. Le vie d'acqua sono un elemento importante e andremo avanti. Expo darà nuovo lavoro e arriveremo in tempo. Io do un unico commento a queste dichiarazioni. E credo che ai soliti che remano contro, che per cronaca, ne cito solo alcuni, le associazioni e i gruppi che si sono espressi contro questa grande opera sono prima di tutto il Comitato Promotore Referendum Milano Si Muove, Lega Ambiente, Italia Nostra, i Radicali Italiani, il Movimento 5 Stelle Milano e il Movimento 5 Stelle Lombardia e l'Associazione Amici dei Navigli, oltre a molti altri. Un primo inciso per il sindaco Pisapia è che le vie d'acqua non sono solo la darsena. La darsena sono un finanziamento marginale rispetto all'opera. La vera critica che fa il Movimento 5 Stelle e i comitati cittadini e i comitati per l'attuazione dei referendum, nonché presto si esprimerà anche la consulta comunale, quindi l'organo consultivo ufficiale del Comune di Milano, del nostro Consiglio Comunale, sono gli 80 milioni per i nuovi canali che verranno costruiti per i bacini d'acqua decorativi del sito di Expo, per un costo di più di 80 milioni di euro. E giusto per cronaca, ma non entro nei dettagli, dato che ci sono diverse associazioni che hanno fatto dei controprogetti che smontano le vie d'acqua sia a livello economico e finanziario che tecnico, è che questi canali non saranno navigabili né canoabili, dato che la portata sarà di 2,2 metri cubi d'acqua al secondo e un naviglio ne porta in media tra i 30 e i 60 di metri cubi d'acqua al secondo. Oltre a questo, solo di informazioni, ma poi invito la Giunta ovviamente a guardare e consultare le controproposte e le analisi tecniche di Italia Nostra e degli altri soggetti, che questo danneggerà anche le reti storiche degli antichi fontanili, dato che avrà un percorso a zigzag che non si integra minimamente col nostro reticolo idrico. Chiudendo, chiedo una semplice cosa a nome del Movimento 5 Stelle Milano. Quali interessi ci sono, se non quelli dei costruttori, ad andare avanti in questo progetto? È un progetto che non porta benefici a nessuno e che costerà tantissimo in un momento di crisi. Quindi la nostra richiesta è di rivalutare subito tutte le opere di Expo non necessarie. Sappiamo che in questo momento non è più possibile, rispetto al momento in cui l'avevamo chiesto, uscire a causa delle penali. Ma siamo in tempo e dobbiamo tagliare le opere inutili, a partire dalle vie d'acqua, che sono l'esempio credo più eclatante di spreco di denaro pubblico. Grazie. Grazie consigliere Calise, la parola al consigliere.